l'occasione a nome di tutto il Ceresio, visto che un po' faccio parte del Ceresio. Un applauso da qui. Ecco, per salutare ecco, tutti, prima di tutto i giovani qui che vivono questo dono d'amore della famiglia Bizzi. Ecco già il signor Bizzi, il fratello maggiore di Carlo, ha detto con soddisfazione quanto è importante per loro sapere che questa casa è un dono, no? Per chi ecco, si sta impegnando, come diceva prima Don Emanuel, a riscattarsi ecco, questa vita, ecco, ad affrontare senza sfuggire. Quindi io ringrazio di cuore ecco, la famiglia Bizzi, qui rappresentata dal fratello, ringrazio anche di tutti i sostegni, anche l'ultimo, ecco, ringrazio ecco, l'associazione, vero? E qui non mi ricordo il nome adesso. Ecco, ringrazio di cuore perché sono iniziative molto importanti, non solo queste ma anche quello che fate con ecco, la mostra, con tutto che... Ecco, poi stamattina mi sono rimasto così felice di vedere i miei confratelli, ecco, soprattutto quelli più giovani di me, come Don Nino, poi il padre Gianni, ecco, Don Franco, che siamo molto amici, ci conosciamo da tempo. Niente, un grazie di cuore, ecco, grazie, speriamo che anche questa presenza ecco, del Ceresio possa sempre di più contribuire a questo territorio di San Patello a crescere in quelli che sono i valori più importanti della vita, come l'accoglienza, la solidarietà, essere il dono di sé. Ecco, nel dono di sé si realizza la vera vita, nel dono di sé, che purtroppo la città di oggi non ci educa a questo. Ecco. Allora, grazie veramente per quello che state facendo e quello che farete e quello che insieme potremo fare. Grazie. Nell'ambito del premio San Patello dell'anno 2005 si è istituito un premio quale riconoscimento da conferire a quelle personalità che per ingegno, dirittura morale e opera svolta si sono distinte nel campo della fede, dello sport, della cultura, del lavoro, della politica e del volontariato, dando un efficace contributo alla crescita economica e sociale di San Patello in un contesto che supera i confini locali. Un'apposita commissione, composta da almeno 5 componenti nominati dall'associazione, sceglierà su una rosa di nomi le personalità a cui conferire il premio. I nominativi che faranno parte di detta rosa potranno essere formulati da soci e non soci entro la data del 30 aprile di ogni anno, mediante la consegna all'associazione del curriculum e di una foto. La commissione, in apposita seduta, dopo aver esaminato la documentazione, provvederà a indicare per ogni settore le personalità a cui conferire il riconoscimento. Non è consentito scegliere un parente, genitore, fratello, cugino, appartenente ai componenti di detta commissione. Eccezionalmente, la commissione potrà conferire il premio a quei cittadini, anche non sanpatellini, che hanno acquisito particolari meriti nel proprio settore di attività e che abbiano operato a favore dell'elevazione culturale e sociale di San Patello. La commissione del premio, che vede come presidente il maestro Nicola Sgro e i componenti, il dottor Francesco Arillotta, l'architetto Matteo Gangemi, la dottoressa Angela Melaffari, il professor Antonio Palmente e l'architetto Nunzio Tripodi. La menzione speciale. C'è bisogno. Sì. Allora, aspettiamo che si stenda. Grazie. In attesa che si prepari qua il camera,
Allora io leggo il messaggio intanto del Presidente del Consiglio regionale. Gentile Presidente, con sincero apprezzamento ho ricevuto l'invito a prendere parte alla cerimonia di consegna del premio San Patello. Tuttavia, come già anticipato per le vie brevi, concomitanti e improrogabili impegni istituzionali mi impediscono di essere presente all'iniziativa. Mi è gradito pertanto rivolgere il saluto che segue. Nell'anno europeo del patrimonio culturale assume un particolare valore il premio San Patello, che giunto alla sua 23ª edizione rappresenta un punto di riferimento per questo importante quartiere di Reggio e più in generale per l'intero territorio cittadino. Il premio costituisce un riconoscimento prestigioso per quanti si sono distinti in diversi campi di azione sociale, economica, produttiva e culturale, ma soprattutto è un momento di aggregazione e di confronto attorno ad alti e universali principi. Tra questi mi preme particolarmente sottolineare il valore dell'europeismo, che nella sua accezione più autentica deve portare a considerarci oggi più che mai tutti i cittadini di un grande continente. Un'Europa aperta e plurale, un'Europa dei cittadini, delle identità e delle culture. In questo quadro il premio San Patello assume ancora maggiore valore. Nel congratularmi con gli organizzatori e soprattutto con quanti ricevono questo nella efficienza, l'occasione mi è gradita per porgere il mio saluto e quello dell'intero Consiglio regionale. Nicola Irto, Presidente del Consiglio regionale della Calabria. E allora adesso possiamo passare a dare inizio alla cerimonia. Intanto, prima di consegnare i riconoscimenti, c'è un piccolo adempimento burocratico che parte dalla generosità della famiglia del prestigioso pittore Gian Giovanni Pirocamo, che ci ha lasciati da poco tempo. La figlia Paola, tramite il dottor Antonio Messineo, che è qui presente, rappresenta la famiglia, quindi firmerà l'atto di donazione e riceverà la targa ricordo che abbiamo preparato per dire grazie per rispondere alla generosità di questa famiglia che ci ha voluto onorare di questo lascito, di questo dono che arricchirà la collezione della Pinacoteca. Quindi già sotto sono visibili sotto i quadri che sono stati donati, se volete sincerarvi dell'altissimo valore di queste opere potete anche visitare la mostra e sotto insomma nei locali del piano terra. Allora io do lettura del testo della donazione. Oggi 24 novembre 2018 ore 11 presso la sede del Cereso di San Patello, in occasione della 23ª edizione del premio San Patello 2018, settimana del patrimonio culturale, 19-24 novembre 2018, la famiglia Pirocamo, qui rappresentata dalla figlia, qui rappresentata dal dottor Antonio Messineo, che fa dono di numero 3 opere di pittura qui riprodotte al Centro Studi Colocrisi con sede in San Patello di Reggio Calabria per l'arricchimento della Pinacoteca di Arte Moderna. Redatto in duplice copia, per il donatore firmerà il dottor Antonio Messineo. Per l'accettazione il Presidente. Demetrio.
consegna la targa. Prego. Che il presidente del Cerere, consegna la targa al dottor Antonio Messinieri. È dunque menzione speciale conferita al professor Giovanni Pirotamo, prestigioso pittore che ha onorato l'Italia nelle arti figurative. E quindi questa è la motivazione della menzione speciale. Il dottore Messineo penso voglia dire qualcosa. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Sono veramente emozionato quanto onorato a nome della famiglia di ricevere il premio alla memoria del maestro Giovanni Filocomo. Giovanni Filocomo era un pittore reggino, nato a Reggio, però vissuto a Roma, nel Lazio e un po' in tutti quei luoghi dove la pittura era elemento di cultura e elemento di comunicazione attraverso l'arte e attraverso anche molti dei testi che lui ha prodotto, perché era un pittore, un artista che aveva una cultura vasta, una cultura poliedrica, spaziava dalle arti figurative alla pittura, alla musica. Era un artista veramente moderno, era un artista che amava la bellezza, amava il paesaggio. Difatti lui divideva la vita tra il Lazio e Reggio, di cui era molto legato in quanto era nato a Reggio, e poi in modo particolare aveva eletto il suo, come dire, il suo luogo artistico Bentidattico. Difatti una delle opere raffigura il borgo medievale di Bentidattolo. La famiglia ha voluto, come dire, testimoniare anche questo legame tra Reggio e Bentidattolo. Aggiungo la cosa che è importante, che la famiglia intanto ringrazia, attraverso la mia modesta presenza, ringrazia il Cereso, ringrazia tutta l'organizzazione del premio e in modo particolare il maestro, scusate se faccio questa cosa, il maestro Nicola Sgro, perché c'è anche un legame di amicizia storica con il maestro Filocomo. E aggiungo che veramente è un'iniziativa, io è la seconda volta che partecipo a questa manifestazione. Già dalla prima, ossia dell'anno scorso, ebbi, come dire, un sentimento particolarmente importante, perché so che dove ci mette le mani il maestro Nicola Sgro viene fuori sempre qualcosa che lascia il segno sia in senso culturale che in senso sociale, e quindi sono veramente emozionato di essere ancora qui a questa manifestazione. L'ultima cosa che è un messaggio della famiglia a nome della signora Paola, che è stata, diciamo, colei che si è relazionata con noi, e brevemente un messaggio molto breve: ringrazio tutti per aver ricordato papà. Grazie. Siede a Roma e ha partecipato a numerosi concerti e rappresentazioni liriche in Italia e all'estero.
Consegna il dottore Lizzi. Vado. Romolo Tisano è un tenore nostro concittadino, ha avuto riconoscimenti importanti in Italia, all'estero, non sto ad elencarli, ma è stato veramente è tuttora uno dei protagonisti della nostra cultura, è docente tra l'altro di conservatorio, ha una splendida voce, ma è anche diplomato in clarinetto, quindi è un musicista che ha degli interessi veramente molto profondi e complessi. Ieri sera, insieme alla mezzosoprano Zhu Haxu, che io chiamo Giulia perché il nome Zhu lo traduco in Giulia, sono stati protagonisti insieme alla pianista Amelia Guglia, che purtroppo non è qui perché è impegnata al conservatorio a fare lezione, hanno avuto un successo straordinario, hanno cantato meravigliosamente delle poesie di nostri poeti concittadini, della poetessa Mariangela Costantino, del professore Salvatore Lazzarino, che purtroppo non è con noi più, e del magistrato Francesco Marra, che è anche un dedicato poeta, veramente. E c'è stato un incontro che ha visto la cultura trionfare attraverso il linguaggio poetico, poesia e musica. Inoltre, i nostri protagonisti, due cantanti, hanno eseguito ciascuno di loro 2 e 3 bis di musiche meravigliose, musica lirica, no, il tenore anche musica da camera, ha cantato La mattinata di Leoncavallo, poi Luce alle stelle e infine Addio fiorito a Sil, mentre la ragazza ci ha fatto dono di un brano di Gluck che farò senza Euridice, e di un brano di Bellini, omaggio alla cultura mediterranea, meridionale, dai Capuleti e Montecchi, meravigliosamente interpretato. Allora, passiamo alla consegna dei riconoscimenti. Sì. Ecco, sì, se puoi dire una parola di ringraziamento. Grazie maestro, grazie a tutti, naturalmente anche per questo riconoscimento inaspettato, grandissimo piacere e grandissimo onore. Io volevo giusto dire qualcosa sulle liriche, sulle composizioni, perché già avevo eseguito qualche anno fa musica del maestro Sgro. La modernità e la freschezza del maestro Sgro sono assolutamente esemplari, un esempio per tutti i compositori di oggi. Grazie ancora a tutti. Grazie. Per il mezzo soprano Zhu Haxu, laureata in Cina in canto lirico al Conservatorio di Tianjin, frequenta il biennio specialistico del Conservatorio di Bologna sotto la guida della professoressa Sonia Corsini. Ha partecipato a numerosi concerti in Italia e all'estero. Recentemente è stata applaudita nella parte di Maddalena in Rigoletto, allestita nel teatro dell'Associazione Mario del Monaco di Modena. Consegna il professore Palmenta, che fra l'altro, sì, no,
l'idea, la motivazione alla lettera, la... che consegna, che fra l'altro, quando io vi ho detto, quando vi ho detto che c'è stata una particolare, un particolare evento, cioè che ha visto insieme, segnano i fiori. Fromaggio floreale d'obbligo. Quando vi ho detto che c'è stato un connubio importante tra letteratura e musica, prima che i cantanti cantassero le liriche dei nostri poeti, le poesie sono state declamate meravigliosamente, mirabilmente, dal qui presente professor Antonio Palmenta, che ha sottolineato i valori espressivi, la comunicazione delle metafore, delle immagini stupende che i nostri poeti hanno scritto, che nel canto qualche volta il significato di questo aspetto, diciamo così, coinvolgente della parola, qualche volta si perde, perché nel cantare fatalmente qualche sillaba viene alterata. Però è stato veramente un momento di grande commozione, devo dire, specialmente dagli autori, i due autori presenti, cioè la vedova del professore Lazzarino e la poetessa Costantino, perché ascoltare e cantare in italiano delle liriche importanti, moderne, complesse, dalla cantante che viene dall'altra parte del mondo e che anche è una gradevole persona, ritengo, per cui c'è stato un momento veramente di grande fratellanza, devo dire, proprio questo tipo di integrazione è quello che noi dovremmo perseguire, specialmente in questo momento, quando Papa Francesco è l'unico esponente politico che affronta questo argomento e cerca di dare una mano al futuro. Quindi, diamo la parola a Giulia, posa i fiori. Se vuoi dire qualche parola. Solo parlo piano e poi semplice. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, mi dispiace perché il mio italiano non è bene. Sono appena arrivata in Italia un anno e poi io con maestro conosciamo il scorso anno, a novembre. L'anno scorso ad una masterclass. Sì. E io le ho fatto studiare qualcosa di importante della tradizione musicale italiana, Caccini, Carissimi, eccetera. Musica da camera soprattutto, perché per una questione che riguarda la sua, diciamo, i suoi studi, questa laurea specialistica che sta conseguendo al Conservatorio di Bologna. Insomma, le ho dato una mano dal punto di vista disinteressatamente, come ho sempre fatto nella mia vita. Accettato compensi o ringraziamenti. È una delle ultime realtà che si sta facendo strada anche ai miei modesti. Quindi è una persona di grande valore, molto semplice, che sorprende per l'educazione che oggi da noi si è perduta. Non avete idea quanto mi sorprende questa, l'attenzione, la disponibilità, il fatto del rispetto, incredibile, qualcosa di incredibile. Noi abbiamo avuto queste esperienze. Io mi ricordo gli anziani,
per il mio tempo, i miei nomi, oggi si ripropongono venendo dall'Oriente, perché loro hanno un'educazione straordinariamente, diciamo, rispettosa dell'alterità. Più che io dicono noi, è sempre pronti a dare una mano con generosità, con una semplicità che mi sorprende. Quindi, ho detto io, dici tu. Sono molto contenta perché non mai sono andata qui, è molto sud, sì, in Italia, è molto bella città, sono molto felice, poi grazie a voi, grazie maestro. Regina affermata concertista di pianoforte e docente del Conservatorio di Musica Cilea di Reggio Calabria. Ritiro il premio, la targa ricordo, fammi leggerla, ecco. Conferita alla pianista Amelia Guglia, prestigiosa divulgatrice della cultura sabatellina. Ci ha dato veramente un grande aiuto nel preparare questi giovani cantanti, giovani cantanti. Hanno fatto le prove ieri a casa mia, quindi posso dirvi che hanno lavorato veramente intensamente, pur essendo stanchi dal viaggio, perché erano arrivati la sera prima, piuttosto tardi. Per cui io ritiro la targa, mi ringrazio a nome della professoressa Amelia Guglia, alla quale ho detto scherzosamente, la prendo e me la tengo io. Salutiamo il conservatore. Perché? Salutiamo il professore Valmenta, ma perché? Ma noi ti vogliamo bene, devi rimanere, non salutiamo proprio, lo teniamo qui. Lo salutiamo, perché? Stai fermo. Era una battuta ovviamente, è stata... Ho visto che è stata apprezzata. Certo. Grazie di cuore da parte mia. Grazie. Allora, adesso abbiamo appunto l'undicesima edizione del Premio San Patello, religione, cultura, sport, lavoro, politica e volontariato. Per quanto riguarda il premio religione, a padre Franco Saraceno, parroco della parrocchia di Santa Maria delle Grazie di San Patello e San Sebastiano Martire di Indipinneti. Attualmente di Villa San Giuseppe. Sì, al pastore padre Franco Saraceno, istruttore religione, undicesima edizione del premio San Patello, settore religione, conferito a padre Franco Saraceno, pastore del territorio sanbatellino, si è distinto per l'attività sociale e religiosa con generosità ed impegno. Consegna la targa il presidente del premio e del centro Colocrisi, architetto Matteo Gaglieri. Per un saluto.
Io mi sono trovato qui nel territorio di San Batello, non per volontà mia, ma perché costretto dalle circostanze. Però mi sono trovato, lo dico bene, benissimo, accolto dalle persone, e mi ha guidato una parte, una frase, una preghiera. Signore, ti ringrazio quando le cose non vanno a modo mio, purché vadano a modo tuo. E poi l'altra bella frase che ho detto pure a messa, quando Maria Teresa è partita come missionaria per l'India, la mamma le ha detto: metti la tua mano nella mano di Dio e non lasciarla mai. Io mi sono sempre sforzato di tenere da una parte la mano a Dio, a Gesù, e l'altra darla a tutti quanti, questa mano che stringe e che non si lascia mai. Quindi ricordo con gioia e riconoscenza al Signore gli anni, 23 anni passati nel territorio di San Batellino. Grazie a tutti. Per il settore cultura, il sacerdote Giuseppe Balletta, alla memoria. Motivazione. Prego si avvicini Don Antonino e Pino, insieme a me, a rappresentare la famiglia Balletta. Non so se c'è qualche altro Balletta qui presente, no? Eravamo in la camera, per favore. La consegni tu. La ricevi e la consegni. A favore di camera, mettiamoci di qua. Simbolicamente la riceviamo tutte e tre a nome della famiglia Balletta, sì, e dello zio Don Giuseppe. Allora, il premio per la cultura viene conferito al sacerdote Giuseppe Balletta alla memoria, in quanto autore di importanti testimonianze della tradizione culturale di San Batello. Questa è la motivazione ufficiale, ha pubblicato dei libri storici di storia del territorio e si è prodigato anche ovviamente come pastore, perché essendo un sacerdote avrà avuto le sue responsabilità spirituali. Quindi ricordiamo questa figura di sacerdote che premiamo soprattutto per il contributo che ha dato alla conoscenza di questo territorio. Se i parenti, non so, sì, vogliono dire. No, non so. Il gruppo mi sono sempre. È il circolo Colatrisi. Colatrisi. È stato proprio il nostro Don Giuseppe ha fatto le ricerche, ma non solo su Colatrisi, ma sul Prete Maio e su tante realtà che qui a San Batello magari non era nemmeno conosciuto, l'arcivescovo di Massimo. Sì, sì. E poi è stato un poeta eccezionale pure, perché io ho avuto la fortuna di avere il suo libro di poesie. Lui regalava sempre a me i libri che stampava, però eccezionale le poesie che ho fatto, bellissime proprio. Quindi è stato un segno in questa zona e a livello religioso e a livello culturale, quindi per questo lo ringraziamo anche insieme. Posso? Allora, chiedo il permesso al mio superiore, al presidente del Centro di Colatrisi e al gran maestro di Colatrisi. Niente, io due cose vorrei fare. La prima cosa è ringraziare tutti voi per la presenza, l'accoglienza del Cereso, il nostro continuo e costante impegno del Centro Studi Colatrisi, che con tante difficoltà ambientali, sociali, culturali, stiamo cercando e porteremo ancora avanti già da 44 anni. Il premio San Batello è giunto già al 23esimo
anno. La nostra opera non finirà qua, è inutile, cioè io non sto ora a tenervi a raccontarvi un po' della storia del nostro centro Colocrisi, però se mi consentite, visto che stiamo ricevendo il premio a nome dello zio Don Giuseppe Palmenta, di cui c'è presente il cugino Don Antonino, il primo cugino Piero Palmenta e sottoscritto Antonio Palmenta. Desidero ricordarlo con una poesia sua, anche se è fuori programma, di cui faceva riferimento Don Antonino, il libro di poesia era Dai pesti acini, e io rammento che mi fece venire apposta lo zio Peppino di Minniti ad andare all'interno di un palmento per descrivere graficamente questo torchio interpretato da me con dei grappoli d'uva e delle foglie di viti. Se mi è consentito vorrei declamarla, posso? Grazie. Era il presidente che ti voleva salutare, io no. Io ti ho trattenuto perché volevo ascoltare questa poesia. Grazie Nicola. Questo brano poetico è stato tratto dal volumetto di liriche Dai pesti acini. E io ci tengo anche particolarmente per cui lui l'ha dedicato alla sua mamma, nostra nonna, e senza le origini noi non saremmo qui oggi. La dolce stagione passò, di Don Giuseppe Palmenta. Ero felice con te, mamma. I crucci nelle pieghe del cuore velati sul volto mi leggevi. Di me lontana, ansiosa era l'attesa e nell'incontro allargavi le braccia tremanti, mi stringevi al trepido cuore. Al tuo primo sorriso ogni affanno cessava, svaniva ogni rancore. In profumo di rose si scioglievano tutte le spine e la nube più nera si scioglieva in luce d'arcobaleno. Incarnavi la bontà, eri l'amore. Bruscamente impietosa mano in quell'ultima sera dissolse nel nulla il favoloso velo che vestiva la vita del dolce sogno fugolo incantesimo. La dolce stagione passò. I rantoli dell'estrema agonia d'un tratto fermasti, apristi le pupille a bearti per l'ultima volta nel figlio del cuore e portare con te nel sepolcro gran parte di lui. Fragile sogliesti nel tremito di morte lesi le vita. In quell'ora il cordone ombelicale che mi legava a te e alla vita si spezzò. La dolce stagione passò. Il tuo volto nel volto di un'altra donna non cerco. Il tuo sorriso nella luce di un'altr'alba non attendo. Nessuno più raccoglierà il gemito dell'anima sola. L'acre dolcezza delle umane cose, orfano e muto, più non ha sapore. Cinguettare d'uccelli e profumi di fiori, luccicar d'oro e plausi umani, vani, non mi lusingano. La dolce stagione passò. Mamma, beata e bella, con la tua accesa lampada tra gli angeli, rischiarano il cammino, finché nell'immenso universo, stormo, spesso, palpito ancora di vita. Grazie. Ancora a tutti e arrivederci.
il settore sport, Antonio Regnano, giocatore, allenatore e dirigente della squadra di calcio del Sambatello. Sì. Si è prodigato Antonio Reitano, si è prodigato nell'attività calcistica da giocatore, allenatore e dirigente della squadra di San Mateo. Prego. Con termini di passione, con termini di accoglienza verso i ragazzi, verso le cose, eccetera. Oggi ho un grande cruccio, io ve lo dico che ho un grande cruccio perché si è fatto tanto a livello sportivo qui a San Mateo, si era arrivati a un bel traguardo di avere campionato di promozione, di partecipare a un campionato di promozione e oggi vedere la struttura che era un fiore all'occhiello a San Mateo per me è veramente una mortificazione per quello che è stato, per quello che è stato il mio impegno e l'impegno di tante altre persone, non solo il mio ma l'impegno di tante altre persone per avere una struttura sportiva qui a San Mateo e che oggi è stata abbandonata totalmente. E quindi non c'è un punto dove creare socialità sportiva, non c'è un punto dove creare accoglienza verso i ragazzi, verso le cose, e questo è un grande cruccio che io ho sinceramente, perché Avrei voluto che lo sport continuasse in un certo modo qui a San Mateo, dare la possibilità ai ragazzi di continuare a fare sport in tutto e per tutto, che l'unica struttura che c'era non esiste più. Signore, vi ringrazio, questo riconoscimento non è il mio, è il riconoscimento verso di me, ma è verso i ragazzi che io ho allenato, che siamo stati insieme con altri dirigenti, con altre cose, e quindi mi auguro che nell'avvenire, cioè negli anni a venire, ci sia qualche altra persona, qualche altro dirigente, qualche altro che possa creare un po' questa socialità, questa cosa per lo sport, che lo sport è basilare in tutto e per tutto. Grazie di tutto. Per il settore lavoro, il baro Miller. Un'azienda importantissima per le qualità imprenditoriali e dei titolari di San Batellini e per la squisitezza dei prodotti. Fra l'altro,
Credo che ne abbiamo già la pasticceria. Consegno la targa il professore Valmenta. Con piacere e con dolcezza. Grazie. Prego. Due microfoni. Aiuto. Allora, due parole soltanto per ringraziare la Commissione che ci ha dato questo riconoscimento. Questo per me è un orgoglio, perché vuol dire che abbiamo lavorato bene, che stiamo lavorando bene e cerchiamo in futuro di lavorare ancora meglio. Un grazie a tutta la Commissione per questo riconoscimento. Per il settore politica al dottor Carmelo Pizzi, alla memoria, medico condotto, assessore, consigliere comunale e delegato municipale di San Badello. L'avevo visto per... Insegna la targa il presidente, il nostro presidente architetto, dottor architetto Matteo Franceli, e io leggo anche qui la motivazione della commissione. Medico impegnato nell'attività politica, ha lasciato importanti testimonianze nella qualità di assessore, consigliere comunale e delegato di San Matello. Quindi una personalità straordinariamente dotata e che si è prodigato in tanti settori. Vuol dire qualcosa? Guarda, aspetta, ecco, questo è un giovanissimo papà. Allora, siamo nel 1974, una delle edizioni del premio San Badello. Ecco, come vedete c'è l'Arcivedo Lengo, ci sono altri giovani anche qua presenti, ecco, sono delle edizioni, c'è gente pure che non è qui, cioè che è in Alta Italia, che lavora, e che praticamente allora era un bel gruppo, eravamo tanti, ma oggi non siamo più tanti, perché molti sono fuori, quindi questa è la realtà. Andiamo avanti, c'è un'altra cosa. Ecco, un altro momento, come vedete noi, oltre al dottore Pizzi, che allora era delegato municipale, c'è la professoressa Frangipane, e l'ingegnere Pane, direttore dell'Accademia di Belle Arti e professoressa del liceo artistico, se non ricordo male. Allora loro, poi c'è, lui lo conoscete, perché lui è Calarco, Lino Calarco, e lui è la face Gianni il mio direttore. Gianni. Sì. E allora, perché ho voluto mettere questa foto? Perché in questo momento, in questa circostanza, la professoressa Frangipane ha detto, visto che siete al secondo anno, eravamo al secondo anno dell'iniziativa, incominciate a chiamare l'edizione, questa manifestazione, la chiamate Premio San Badello. E quindi da questo momento, cioè dal 1984, abbiamo iniziato a chiamare proprio tutte le attività Premio San Badello. Buongiorno a tutti, ringrazio chiaramente per il premio attribuito alla memoria di papà, è un premio che mi rende orgoglioso della persona che era, e quello che lui è stato qui in paese lo sanno tutti, e mi viene manifestato in maniera evidente ogni volta che io rientro, per questo ringrazio non soltanto per il premio, ma anche per l'accoglienza che ricevo ogni volta che io torno a casa. Grazie. Grazie.
po' di confusione. Allora, settore volontariato, che è la prima edizione alla memoria di Carlo Pizzi, diplomato al liceo scientifico, perito in un incidente stradale a Catona la notte del 21 agosto del 63. La sua aspirazione sarebbe stata quella di diventare imprenditore agricolo. Attualmente, appunto, l'attuale sede del Cereso era la casa della sua famiglia, donata per lo svolgimento di attività sociali ed assistenziali nei confronti di persone svantaggiate o emarginate. Il premio lo riceve il dottor Mario Nasone, professionista e volontario instancabile, da sempre impegnato nel mondo del terzo settore, testimone coerente dei valori di solidarietà, legalità e giustizia a fianco degli ultimi e dei più fragili. Consegna il dottor Pizzi. Grazie, è quello che io considero un segno di affetto, averlo consegnato da Carlo Pizzi è ancora più speciale. Vedete, io sono uno dei tanti che ha costruito e ha interpretato quello che era il sogno di Don Italo Calabrò, di una società dove nessuno fosse escluso mai. E ricevere questo premio in questa casa ha un sapore speciale, perché in questa casa si respirano proprio i valori del volontariato, i valori dell'accoglienza, i valori del prendersi cura dell'altro. Prima era la casa famiglia della piccola Paola Giovanni, ora il Cereso, però continua questa bella storia d'amore e continua anche con tutta la comunità di San Batello, che da subito ha accolto queste esperienze. E per quanto riguarda il volontariato, io credo che non posso non citare quello che diceva sempre Don Italo, che non voleva mai che si ringraziassero i volontari o lo stesso, diceva sempre dovere, che lo diceva che quello che noi facciamo per gli altri è soltanto una piccola parte del nostro dovere. Questo deve essere il nostro motto di tutti quelli che facciamo parte di questo mondo della solidarietà. Oggi quando si parla di volontariato si dice i buonisti, o quasi. E uno si deve vergognare di essere volontario, perché è passata questa immagine legata anche molto agli immigrati, all'accoglienza. In verità il volontariato è uno che vive la vita come un giusto, cioè quello che fa volontariato è quello che deve essere normale, che dovrebbe essere il dovere di tutti noi, così come ci hanno insegnato i primi volontari che noi abbiamo conosciuto, che accanto a Don Italo Calabrò. Ricordiamoci che il primo volontario è stato proprio il dottore Pizzi, il papà di Rocco, che è stato la persona, il medico, che fin dall'inizio si è messo a disposizione della piccola opera per curare i ragazzi, per dare loro assistenza medica. Quindi questo ricordo, questo premio, questo momento di oggi deve essere per noi anche proprio uno stimolo a continuare la strada che loro hanno tracciata, sapendo che i tempi sono difficili, però dobbiamo essere tranquilli che il volontariato c'è, non è vero che non esiste, ci sono moltissime migliaia di persone che si spendono gratuitamente per gli altri, e non credete a quelli che diffamano, che dicono che tutti, si fa tutto per soldi, che se non c'è terna conto uno non fa nulla, non è vero, ci sono persone, Reggio l'ha dimostrato al porto durante gli sbarchi, la grande accoglienza che ha fatto, ma lo dimostra anche in tante situazioni di povertà che condivide. Quindi grazie a noi tutti proprio per questo impegno che anche oggi ci prendiamo, cioè, e quindi io ringrazio Cencio Colocrisi proprio per aver voluto dare anche questo significato a questo momento, e camminiamo insieme, e soprattutto alla comunità di San Batello continuate ad essere vicine a questa casa e ai loro ospiti come lo siete stati fino ad ora. Grazie. Sì,
Sicuramente molti altri illustri personaggi saranno ricordati nelle prossime edizioni del premio, che certamente non mancheranno. Grazie per la vostra cortese attenzione. Adesso concludiamo questa manifestazione con il taglio della torta per festeggiare questo evento, che è stato un evento molto bello. Grazie a tutti. Io vorrei che, visto che arriva una torta, in genere la torta equivale a festa, e oggi Lorenzo, che sta esattamente scappando, fa il compleanno, quindi è giusto fare anche a lui i nostri auguri. Possiamo cantare tanti auguri. Aspetta, leggi, abbiamo Giovanni in cucina, prendi.